Palco, forse diciamo la parte più importante delle istituzioni regionali, nel senso che abbiamo il piacere, l'onore e il grande interesse di ascoltare ora le parole del Presidente del Consiglio regionale, Antonello Lorigella, che è qui alla mia sinistra, che ringraziamo come consumer per aver voluto testimoniare la presenza, con la sua presenza, la partecipazione delle istituzioni regionali. Grazie. No, grazie a voi per l'invito, ci tenevo ad essere presente, vengo da Latri, poi abbiamo un altro appuntamento però con l'amico Fabrizio, tanto abbiamo fatto nei momenti difficili, altrettanto vogliamo fare nei momenti in cui diciamo, passiamo dall'opposizione alla maggioranza, perché penso anche nelle parole dette poco fa, sentivo parlare di PNRR, scadenze e quant'altro, è fondamentale, è importante cercare di avere una visione. Io vedo che purtroppo a me troppo spesso si parla soltanto della parte economica, che sicuramente è importante, perché senza risorse diciamo è difficile poi realizzare tutto, però penso che quello che è mancato in questi anni è la visione. Io vengo purtroppo da una famiglia, da una storia dove le cose si facevano, se c'erano le risorse si facevano meglio, se non c'erano le risorse si facevano lo stesso. Allora, pensare che oggi la sanità nel Lazio si fa in base ai soldi che si hanno vuol dire non avere visione. Io prima devo avere una visione di quello che voglio fare, poi cerco di recuperare le risorse per poter fare tutto quello che ho in mente, però se non c'ho tutto incominciamo a lavorare le strade. È mancata in questi anni una visione sulle infrastrutture, è mancata una visione sulla sanità, è mancata una visione sul trasporto, vedete quello che sta succedendo qui a Roma. Sono anni che si parla di un problema legato ormai all'inquinamento. Quando ho fatto l'assessore dei trasporti al Comune di Roma, ogni giornata in cui si sforava sulle centraline corrispondeva a una giornata di chiusura al traffico, la famosa domenica ecologica. Ma la soluzione allo sforamento delle centraline non sono le chiusure, sono un trasporto pubblico efficiente, sono le infrastrutture che in questa città mancano, perché pensare di avere un centinaio di chilometri di metropolitane nella capitale più estesa, prima sentivo parlare Napoli, ha la fortuna o sfortuna di avere una densità abitativa alta, vuol dire che in pochi chilometri si concentrano tante. Noi purtroppo la città di Roma rappresenta 24 Napoli messe insieme come estensione, quindi si va a Graniti, il deposito della linea C che attraversa questo municipio per entrare dentro Roma, ma non è assolutamente sufficiente, non è sufficiente la A, la B, noi abbiamo una mancanza di infrastrutture che parte da meno, come minimo da 60-70 anni fa, mentre a Londra apriva la sua prima metropolitana nel 1898, noi abbiamo fatto la prima metropolitana negli anni 70. Allora, noi dobbiamo recuperare questo gap cercando di armonizzare, perché quando sento dire a Roma la metro costa di più che a Madrid, il doppio, ma è normale, Roma è nata 2777 anni fa quando non passavano neanche le carrozze ma c'erano i cavalli, Madrid non mi sembra che abbia una storia del genere. Noi abbiamo delle normative diverse. Siete andati mai nella metro di Londra? Nella metro di Londra, se passiamo che Fabrizio, il cunicolo è bloccato, non passa più nessuno. Noi per aprire una metropolitana, dalle varie autorizzazioni che arrivano, dobbiamo avere dei canali alti, dei corridoi almeno di 15 metri, l'altezza deve essere di 4, c'è la le sovrintendenze, perché a Roma sono tre sovrintendenze, quella comunale, le due statali. Quando abbiamo fatto la metro C, abbiamo perso più tempo nelle autorizzazioni della conferenza dei servizi che nella realizzazione della metro. Allora, se queste cose non riusciamo a regolamentarle, perché vanno garantite la massima trasparenza in tutto, va garantito il paesaggio che ci circonda, va garantito l'archeologia, vanno garantiti tutti, ma va soprattutto garantito la certezza dell'opera. Tempi stretti, tempi certi, perché
oggi fare un'opera a Roma vuol dire che sai quando inizi e mai quando finisci. La Tiburtina è iniziata con Veltroni e è finita con Gualtieri, tradotto sono 20 anni che insomma, si sta lavorando. Quindi in questo contesto ben venga il lavoro che Consumer fa, perché è sempre da stimolo, perché ricevere delle critiche, e io ogni tanto quando intervengo e qualcuno si alza, io lo ringrazio perché tendenzialmente vuol dire già che mi hai ascoltato, a differenza di qualcun altro che gioca col telefono mentre parli. Le critiche sono uno stimolo, quello che manca oggi nella politica è l'opportunità di confrontarsi. Le aule del Parlamento sono diventate una sorta di tastiere per pianisti, dove i deputati vanno lì, schiacciano, ma non c'è più un confronto, un dibattito. E il lavoro che stiamo facendo in Regione è quello di cercare di far riappropriare la politica di quello spazio e di quel ruolo che in questi anni non ha avuto. Io distingo sempre, ed è stata anche diciamo forse la mia fortuna, il ruolo di gestione. Gli amministratori, i tecnici che devono svolgere nella loro autonomia totale la gestione, ma altrettanto fondamentale è il ruolo di indirizzo che deve avere la politica, perché se oggi la Regione Lazio è amministrata da una coalizione di centrodestra è perché, perché i cittadini hanno votato così come hanno votato 10 anni fa un'amministrazione centrosinistra, e quindi è giusto che la politica dia il proprio indirizzo. Quando la politica lascia spazi vuoti, ecco qui che scoppia il caos, perché viene occupata dal ruolo di gestione che forse non risponde alle esigenze del territorio. Ogni consigliere della regione, sia esso di centrodestra, di centrosinistra o di centro, rappresenta un pezzo del territorio, rappresenta le esigenze di quel pezzo del territorio, e le esigenze vengono tradotte poi in indirizzo, in una visione, in una possibilità di dare una speranza, un cambiamento su quel territorio. Quando manca quella speranza, quando manca quel cambiamento, si perde fiducia nella politica, e non è un caso che nelle ultime elezioni regionali è andato a votare il 40%, non perché il tempo era bello brutto, perché ognuno di noi, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, quando interessa qualcosa, andava a partire al concerto, ce l'ha pure col ghiaccio per terra in mezzo alla strada, e la gente non si è sentita attratta dalle proposte politiche. Spetta a noi ridare fiducia alla politica, spetta a noi ridare credibilità alle istituzioni, perché poi viene meno anche il ruolo delle istituzioni, così come spetta a Consumer continuare a stimolare quel dibattito, quel confronto, quelle esigenze, perché voi rappresentate un pezzo anche del territorio con i vostri associati, con i vostri iscritti. Quindi volevo ringraziarvi e ci tenevo a passare oggi, perché il lavoro che voi fate è encomiabile, lo avete fatto sotto campagna elettorale, lo state facendo ora, e vogliamo continuare ad avere quel rapporto anche di critica, non solo quello di proposta che fate quotidianamente, per cercare di migliorare insieme la quotidianità della vita, perché spesso si parla di opere mastodontiche, ma qui la gente c'è il problema del cassonetto, la fermata dell'autobus, l'autobus non passa, sono proprio quei problemi della quotidianità che sembrano non interessare a più nessuno, perché siamo diventati tutti scienziati, chi vuole andare sulla Luna, chi su Marte, ma quelle piccole cose oggi fanno veramente la differenza sul tenore di vita e sul miglioramento della vita. Quindi grazie e buon proseguimento. Come ho detto prima a Nicola Franco, il presidente di questo municipio, che l'ho ringraziato, segnali di cambiamento in questo municipio ce ne sono stati tantissimi. So che il lavoro in regione è molto più complesso che quello di un municipio, quindi sicuramente ci saranno segnali con un po' più di lentezza, però i segnali stanno venendo anche da lì, anche nella formalità. Perché quando è stato riunito per la prima volta il CLCU, questa volta noi abbiamo trovato le cartelline con dentro l'ordine del giorno, con dentro, in maniera precisa, con dentro l'approvazione del verbale della volta precedente, che sembra una stupidaggine, ma è una formalità importantissima, perché vuol dire che la Regione in quel momento sta mettendo a fuoco quello che significa la consulta dei consumatori a livello regionale, cosa che non era mai stata fatta prima, perché se la cavavamo con un giro di mail, e questo io vedo che non sia ammissibile nell'istituzione quando si svolge un ruolo istituzionale. Fino all'altra volta non si è mai
Sì, hai visto. Ma l'avevamo nascosto un attimino, l'avevamo nascosto da una parte. Fino all'inizio di questa consigliatura noi non abbiamo mai avuto la possibilità di poterci incontrare per dibattere su un progetto di legge, mai. Adesso con la nuova consigliatura siamo chiamati a discutere, questo lo prevede la legge, non è che ci fanno un regalo, la legge prevede questo, questa consigliatura sta applicando la legge. E quindi non è che gli sto a fare complimento, gli sto dicendo semplicemente che la legge diceva una cosa che oggi viene applicata e prima verrà disapplicata. E forse pure per questo, perché non si è dialogato con i consumatori che oggi abbiamo la sanità che ci meritiamo, poi tutto sommato, perché non siamo stati capaci di contrastare quello che era un progetto sbagliato. E abbiamo i trasporti che ci abbiamo, e abbiamo le strade che abbiamo, e io credo, tutto sommato, che come al solito il confronto e l'incontro tra i soggetti può determinare un cambiamento vero della rotta. Le premesse sono queste e quindi ringrazio voi per il lavoro che fate e io mi auguro che possiate lavorare serenamente con un'opposizione costruttiva che sappia portare proposte e non le solite inutili delegittimazioni che non servono a niente a nessuno. Poi, caro Antonello, io so che tu sei qui anche per un altro motivo, perché come tu sai noi tutti gli anni premiamo alcuni giornalisti che sono stati più vicini per loro sensibilità ai problemi dei consumatori. E quest'anno non abbiamo purtroppo con noi uno di loro, perché sta in questo momento, proprio adesso a Milano lavorando con la RAI, ma al quale consegneremo in un secondo momento il premio, ma abbiamo qui tre cavalli di razza di giornalisti, perché due ci danno consigli tutti i giorni su qualcosa di estremamente complicato per i consumatori, che sono i consigli sulla finanza, sulle assicurazioni, su come risparmiare con l'energia e così via, perché gli argomenti li toccano tutti i giorni e sono veramente una coppia formidabile. E un altro invece che non la manda a dire a nessuno, perché ormai della verità lui ne ha fatto il suo crisma, ed è il portale Teatro Naturale, che è diretto da Alberto Grimelli. Quindi io so che tu sei qui anche perché vuoi essere tu a consegnarmi il premio. Noi siamo contenti che lo fai tu, che lo faccia tu, e siamo soprattutto contenti che loro siano qui con noi. Per cui io voglio invitare a salire sul palco, ma come lo permetti di farlo io, Deborah Rosciani, Mauro Meazza, Alberto Grimelli. E scusa a te. E questo lo dai a me solo per un minuto, però giusto per dare la motivazione, perché la motivazione che la locandiva è soprattutto, iniziamo da Deborah e da Mauro Meazza, per la trasmissione radiofonica di servizio che ci accompagna tutti i giorni spiegando con parole semplici temi complessi, viene premiata due di denari di Radio 24. Grazie. Io e Mauro avevamo già sbirciato i trofei e già con preoccupazione stavamo pensando chi se lo mette in valigia per riportarlo a Milano. Scherzi a parte, allora intanto inizio a parlare io, perché sono sempre quella più logorroica dei due, Mauro invece è quello che mette un po' di ordine nel programma. Grazie a tutti, il lavoro che facciamo noi lo facciamo con grande passione, con grande piacere e anche con qualche risultato, perché un po' come fanno le associazioni dei consumatori che ogni giorno sono il pronto soccorso del territorio, noi lo siamo anche dal nostro osservatorio privilegiato, oltre ad avere il privilegio di essere molto visibili e ogni giorno con questo contatto quotidiano dalla radio siamo diventati anche, ahimè, immeritatamente un po' famosi. Per la verità poi facciamo anche un altro lavoro, che è quello di dare ogni giorno una mano a tanti nostri ascoltatori a risolvere tantissimi problemi. Quest'oggi avete affrontato tutta una gamma di problematiche con le quali le persone si confrontano, noi aggiungiamo anche tutto quell'ambito delle disavventure finanziarie, che purtroppo è un mondo in crescendo, qui c'è l'avvocato Massimo Perpignano, lo sa benissimo, perché nell'ambito di Consumer è la figura che ci dà una mano in questo senso. E quindi davvero le emergenze sono tante, le necessità sono tante, però vedo con grande piacere che anche i punti di riferimento per le persone sono altrettanti,
e sono molto validi. Io volevo ringraziare davvero tanto Fabrizio, perché con lui c'è un'amicizia, tu l'hai sottolineato tante volte quest'oggi, questo aspetto di amicizia che ti accompagna da tanto tempo con tante persone che si sono avvicendate su questo palco. Io sono una di quelle, spero di esserlo perlomeno, siamo veramente amici fraterni da tanti anni, ci siamo conosciuti in altre esperienze professionali della nostra vita passata e oggi ci ritroviamo qua a così celebrare questo momento per il consumerismo, che è davvero un grande momento. Quindi Fabrizio, soprattutto grazie a te e grazie... Grazie a voi per quello che fate. Possiamo fare adesso, perché non mi sono portata il telefono, volevamo fare tutta una cosa un po' divertente. Ma... non ti preoccupare, facciamo subito un po' di promozione, guarda, stai... Diamogli prima il treno. Eccolo qua, perché ce lo voleva consegnare lei veramente, voleva mandare un po' in onda anche lei. Questa qui, questa è la sigla, innanzitutto grazie del premio, grazie della fiducia, delle parole molto belle che ci avete dedicato e che ci fanno molto piacere. E questa che avete ascoltato è la nostra sigla, che va in onda tutti i giorni alle 11, dalle 11 alle 12 su Radio 24. Noi, devo dire che con Deborah siamo oramai al settimo anno di conduzione insieme, abbiamo anche... diciamo così, qualche cosa che possiamo mettere con piacere nel curriculum. Quando le compagnie telefoniche hanno voluto fare così una riduzione a 28 giorni del mese, hanno deciso che il calendario poteva essere rivisitato, come fosse il calendario telefonico e non più gregoriano. Ebbene, noi, a furia di fare, posso dire, posso parlare in inglese? A furia di fare un po' di casino, siamo riusciti a far arrivare fino in Parlamento questa vicenda, tanto che c'è stata una correzione in un decreto legge, l'emendamento è stato battezzato tra di noi il Roscianellum. E il Roscianellum ha fatto sì che adesso non si possono, quando si offrono i contratti per la telefonia delle utenze telefoniche, si resta a 30 giorni. Cioè, poi uno può offrire tutte le condizioni che vuole, però il mese si è stabilito, si è dovuto dirlo per legge, anche per le compagnie telefoniche vale 30 giorni. Allora, non è che poi uno può, nel commercio, per carità, libera impresa, giustamente fa quello che vuole, l'importante è che lo faccia con chiarezza, con trasparenza, con le parole che ha usato Fabrizio e hanno usato le persone che ci hanno preceduto sul palco quest'oggi. Ci vuole trasparenza, ci vuole correttezza, schiettezza nei rapporti. Poi certo, qualche volta noi in trasmissione bastoniamo un pochino amorevolmente anche noi consumatori, cioè ci diciamo che dobbiamo essere un po' più combattivi, un po' più svegli, un po' più energici, insomma, nel farci valere, e cerchiamo di così essere sempre attenti a quello che gli ascoltatori ci propongono. Faccio un momento promozionale, perché anche noi giornalisti abbiamo il mutuo. Potete trovare da oggi in edicola l'agenda del risparmio 2024 che curiamo Deborah e io. Voi dite, mamma mia, ma questo è un ruffiano vero. No, c'è un motivo. Perché in questa agenda noi abbiamo messo le schede di tutte le principali associazioni dei consumatori, ovviamente Consumer compresa, servono in una sezione che abbiamo intitolato Difendersi. Quindi lì c'è un'indicazione, voi avete purtroppo come consumatori un problema, ecco, noi abbiamo messo delle schede di tutte le associazioni a partire dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti. Quindi informarsi, essere informati per essere buoni consumatori, ma direi anche consumatori, cioè agire anche per far migliorare le cose. Grazie a tutti, grazie soprattutto per essere venuti a Consumer. Allora, lo diciamo, però intanto, esatto, Fabrizio ci teneva a segnalare che Paolo Meazza ha parlato molto di Deborah, giustamente il 50% più importante, ma l'altro 50% altrettanto più importante è ovviamente il tuo collega, e quindi giustamente ci sono i due microfoni. No, no, di qua. Gli assi di denari, perché gli assi di denari sono due. Qua il bottino è notevole. Grazie. Grazie.
grazie. Grazie mille. E l'altro premio, sempre in ambito stampa, ovviamente la motivazione è per il costante impegno nell'informazione corretta e a volte scomoda, perché l'informazione, come ci insegnano Deborah e Mauro, può anche essere scomoda, soprattutto nel settore dell'agroalimentare. In questo caso si premia il giornalista Alberto Grimelli, direttore del portale Teatro Naturale. Grazie, grazie mille ovviamente a Consob, grazie mille a Fabrizio, ormai ci conosciamo da diversi anni. Teatro Naturale non a caso si occupa delle tre A, agricoltura, alimentazione e ambiente, e quindi di quello che ci riguarda tutti i giorni, tutto il giorno. Però anche, e so che non è la sensibilità di Consumer, generalmente va a finire in fondo, no? Anche se vedete, voglio dire, il totem qui di Consumer va a finire in fondo, sicurezza alimentare. Perché? Perché finché non muore nessuno non c'è problema. In realtà quello che a volte non muore ma soffre è il portafoglio delle persone, e lo soffre tanto nel momento in cui viene venduto un prodotto per un altro. Con Fabrizio ci siamo conosciuti con l'olio extravergine d'oliva, le inchieste sull'olio extravergine d'oliva, in cui non è mai morto nessuno per olio extravergine d'oliva, ma quante volte invece i consumatori hanno comprato quello che era un olio vergine, quindi un olio di più bassa classe, un po' di fettato, che puzza, detto proprio, al posto dell'olio extravergine di oliva, tante volte. E questo il punto, e questa la sensibilità. E a proposito della frase riportata, siamo quello che mangiamo, no? In realtà non è proprio così, almeno Savarin non l'aveva detto così. Savarin è colui che ha detto: dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei. Savarin era un gastronomo francese che poi è diventato anche consigliere di Stato, quindi questo è l'augurio a Fabrizio, ma comunque questo per il futuro. Il tema è che sulla questione dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei, quando Savarin l'ha pensata, la pensava in termini culturali, perché ovviamente all'epoca che cosa succedeva? Succedeva che le diversità, Savarin innanzitutto del fine 1700, giusto per dare un'idea, è chiaro che all'epoca dove andavi mangiavi, non c'erano i commerci mondiali come ci sono oggi. Oggi viceversa, dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei, è diventato fortemente una scelta individuale. Non soltanto di tipo etico, pensiamo, vegani, vegetariani, biologici, eccetera, eccetera, ma in termini di tempo che dedichiamo davanti allo scaffale quando facciamo la spesa tutti i giorni. È chiaro che se ci dedichiamo pochi minuti, il rischio di venire fregati è molto più alto, esattamente come se leggiamo non leggiamo quelle clausole scritte in piccolo, no? In fondo un contratto, stessa cosa. Quindi il regalo più grande che possiamo farci da consumatori, sono un consumatore, è ovviamente dedicarci tempo quando andiamo a fare la spesa. Grazie. Penso che abbiamo detto tutto, ci siamo. Bene, grazie, il nostro congresso continuerà domani, Fabrizio, ma adesso c'è anche giustamente il momento. Prego. Anche Antonello merita un ricordo di questa giornata, ma soprattutto voglio. Ma soprattutto io lo voglio ringraziare, perché effettivamente ha fatto una corsa da dove stava da Ladri e adesso se ne fa un'altra, perché so che vai a Monte Rotondo. Quindi non è proprio semplice la vita dei politici, a volte anche la vita loro è abbastanza scomoda, e questo è uno dei giorni in cui, pur di dar retta a noi e di farci felici, ha accettato di fare corse. Grazie.